Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi il protagonista di questo video sono le perle d'acqua dolce. Ho scelto questi due fili lunghissimi di perle d'acqua dolce dal sito di Covviz. Questo è il primo, è il codice appunto del prodotto, e questo è il secondo. Come noterete, ovviamente già le utilizzate, e questo è il secondo codice. Ovviamente vi lascio tutti i link dei prodotti utilizzati anche in descrizione insieme al codice sconto. Andremo a realizzare insieme una collana appunto con le perle d'acqua dolce da abbinare a questi orecchini. Questi orecchini li ho sempre scelti dal sito di Cobiz, ovviamente la parte del cerchietto, e poi ho abbinato questa semplicissima perla d'acqua dolce con questo chiodino col terminale a pallina, quindi davvero molto semplici ed eleganti. Infatti adesso voglio realizzare una collana da poter creare appunto la parure sempre elegante e raffinata. Quindi ecco perché andrò ad utilizzare sempre altre perle d'acqua dolce, e poi andrò ad utilizzare anche queste altre perle che ho utilizzato anche per gli orecchini, in modo da andare a intervallare queste due tonalità di perle d'acqua dolce. Inoltre andrò ad utilizzare anche queste perle in acciaio, scelte sempre dal sito di Cobiz, sono da 4 mm in finish oro. E poi andrò ad utilizzare i Bicono Swarovski per dare quel tocco di luminosità, e quindi andrò ad utilizzare questi qua da 4 mm nella colorazione Yellow Opal e anche nella colorazione Light Rose. Inoltre andrò ad utilizzare gli anellini, questi qui sono in acciaio sempre con il finish oro. Per quanto riguarda le monachelle, queste qui che vi mostravo prima, che sono davvero bellissime, ve le straconsiglio perché, come vedete, sono davvero molto luminose perché ci sono dei micro strass in pavé sia sul davanti dell'orecchino e anche qua sul retro, quindi sono davvero molto luminosi e belli e ben fatti. Questi qui, il codice del prodotto è questo, però vi ripeto, vi lascio tutti i link anche in descrizione insieme al codice sconto che Cobiz ha riservato per i miei iscritti. Ovviamente andrò ad utilizzare per questa collana questo filo qui. Questo filo è un cavetto d'acciaio grigio, colorazione grigia, e all'interno sono presenti 7 fili, tutti belli compatti, e misura di diametro da 0,6 mm. Vi straconsiglio questa tipologia di filo per poter realizzare queste collane. Ma volendo potete utilizzare anche questo filo per realizzare delle collane molto più pesanti. Quindi mi è capitato in passato di utilizzarlo sia per realizzare delle collane con delle pietre dure, quindi molto pesanti, ma anche far passare questo filo, questo cavetto d'acciaio all'interno di una tessitura, di una lavorazione in tessitura di perline, un cordoncino, in modo da dare ancora più sostegno alla creazione stessa. Quindi ve lo straconsiglio per tantissimi usi questo cavetto d'acciaio rivestito, anche ovviamente per i bracciali e anche per altre tipologie di design. Io ho esattamente tagliato 70 cm di filo, ovviamente non sarà così lunga la collana, la codina questa qua la lascio un po' più lunga, e poi in questo punto qui andrò ad inserire il salvafilo, il cobi schiaccino e ovviamente lo schiaccino, e sono appunto questi qui. Ecco qua, questo è il copy schiaccino, perdonatemi se è argento, ma nel mio caos creativo non ho ritrovato quelli oro, però tenete conto che andrà coperto, quindi non si vedrà neanche tanto. E poi questo invece è il salvafilo. Quindi adesso inizio e vi mostro come andrò a realizzare appunto questa collana. Vado ad inserire sul filo lo schiaccino, ed eccolo qui. E poi andrò ad inserire anche il salvafilo. Il salvafilo ovviamente ha due estremità, quindi vado a piegare per poter entrare anche nell'altro foro, in questo modo. Ho inserito anche l'estremità più corta anche all'interno dello schiaccino. Porto il tutto giù in questo modo, e con una pinza vado a schiacciare lo schiaccino. Poi copri schiaccino. Ed eccolo qua. Adesso ovviamente su queste due estremità di filo andrò ad inserire la sequenza di perline.
Rieccomi, questa è la sequenza che ho realizzato dopo vari tentativi e adesso ve la illustro. Ho inserito come inizio il salvafilo e anche lo schiaccino e poi ovviamente il copischiaccino. Poi ho aggiunto 6 perle, queste qui in acciaio dorate, e ho intervallato 3 perle di acqua dolce a una sfera appunto in acciaio e questo l'ho fatto appunto per 3 volte. Poi ho inserito, come vedete, i Bicono Swarovski, prima il Rosalind e poi questo qui giallo, di nuovo le sferette che vanno a dare tanta luce e poi ho giocato con le perle che ho inserito anche qui per gli orecchini, queste perle sempre d'acqua dolce bianche, in modo da fare la parure. Poi di nuovo Bicono, di nuovo le perle. Queste di acqua dolce e poi, come vedete, ho alternato questa sequenza qui per altre 4 volte in modo da avere come centrale della collana una perla d'acqua dolce bianca e poi nei due laterali altre 2 perle bianche. Poi ho alternato, come vedete, questa sequenza fino a qui, dove ho completato il tutto con altre 3 sequenze di perle d'acqua dolce alternate sempre a delle perle in acciaio. 6 perle di nuovo in acciaio e poi qui schiaccino, salvafilo e mi sono dimenticata di mostrarvi che questi anellini che ho preso prima da Hakko Beads sono degli anellini doppi, quindi cosiddetti brisé, in modo da poter inserire questi anellini qui dove andiamo ad inserire sia il moschettone e sia poi l'estensione di catena in modo da avere una chiusura bella, solida e compatta, perché tenete conto che questa tipologia di anellino non si va ad aprire come magari può succedere con quegli anellini tagliati normali. Ovviamente adesso andrò ad schiacciare questo schiaccino con la pinza, andrò a tagliare con le altre pinze questo piccolo spezzone di filo, questo qua appunto in acciaio, e poi andrò ad inserire il coprischiaccino con le pinze. E la nostra collana sarà appunto terminata. Questo è il risultato. La collana è davvero molto molto bella e io penso che sia uno di quei must have da avere per indossarla con qualsiasi tipologia di outfit, dal più elegantino ma anche a quello più casual, con una semplice t-shirt o magliettina. Davvero molto carino questo abbinamento. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. È stato davvero un video molto veloce per mostrarvi principalmente i materiali stupendi che ho scelto dal sito di Hakko Beads e adesso vi mostro anche una foto della creazione indossata. Ed ecco qui le creazioni indossate, sia la collana e anche gli orecchini. Cosa ne pensate? Io le trovo davvero deliziose. Ovviamente da tanto che non mi mostro in video, infatti adesso colgo l'occasione per salutarvi e poi ovviamente per mostrarvi anche il mio cambiamento. Ho tagliato i capelli cortissimi, li ho fatti anche viola. Cosa ne dite del mio cambiamento? Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!